Per prima cosa sicuramente non per conoscere se stessi nel senso di risolvere i propri problemi con la conoscenza razionale, è impossibile, non funziona così. Studiare psicologia è per conoscere come funziona l'essere umano, noi siamo esseri umani, quindi ci aiuterà a capire qualcosa di noi. Studiare psicologia, oggi che la psicologia è transitata alla vigilanza del Ministero della Salute, significa prepararsi per una professione che aumenta, migliora la salute della popolazione. Studiare psicologia significa essere curiosi e cercare delle risposte ai nostri e ai vostri comportamenti. Perché studiare psicologia? Perché è bello. Penso che ci rifletto, che mi ritengo fortunato, perché quando ero piccolo sognavo di fare questo e oggi sono ancora più fortunato perché posso insegnare quelle poche cose che so, quindi è troppo bello studiare questa cosa. Studiare psicologia per comprendere meglio il funzionamento umano nei suoi vari aspetti e soprattutto per leggere i fenomeni in un'ottica multidimensionale. Noi lavoriamo sui comportamenti individuali e collettivi, abbiamo i nostri pilastri, sono l'ascolto e la relazione, sono tutti quei valori immateriali che ci fanno stare meglio. Io credo che studiare psicologia faccia bene intanto a noi che la studiamo. Perché studiare psicologia? Dal punto di vista della psicologia sociale, la psicologia va studiata per avere delle armi e dei metodi per capire il mondo che ci circonda. Perché studiare psicologia? Mi vengono in mente almeno due motivi principali. Uno, perché è una materia affascinante, permette di studiare il comportamento umano a partire da diverse prospettive, quindi amplia l'orizzonte della comprensione umana ed è una cosa estremamente interessante. Beh, la seconda motivazione sicuramente è quella legata all'imparare come si osserva il comportamento dell'essere umano sia in situazioni individuali sia in situazioni di gruppo, per comprendere meglio quali sono le problematiche, i punti di criticità, ma anche per provare a risolverli, ad intervenire in maniera efficace ed efficiente. I motivi per studiare psicologia sono tanti, sicuramente uno di questi può essere quello di superare l'indecisione tra facoltà scientifiche e facoltà umanistiche. Infatti la psicologia è una disciplina scientifica, ma affronta i temi dell'uomo e della condizione umana che sono classici degli studi umanistici. Perché ritengo che non c'è nulla di più affascinante che tentare di comprendere le motivazioni in termini di ragione da una parte ed emozioni dall'altra che guidano e orientano il comportamento umano. Psicologia è un termine che viene dal greco, io mi occupo di storia della filosofia antica, quindi psiche e logos, un ragionamento sull'anima, la psiche, quindi la psicologia da sempre insegna a conoscere noi stessi e la parte più profonda di noi che è appunto la nostra anima, la nostra mente. E credo che in questo futuro così tecnologico, così dipendente da ogni gestione meccanica, lavorare sul pensiero, lavorare sui processi mentali sia una delle cose più belle che ci possono essere. Per comprendere il passato. Per decodificare il presente. Per conoscere il futuro. Noi siamo Psicologia Academy.